Votre carte verte est périmée, monsieur, elle n'est pas valable. Scusi, ma io sono un assicuratore e vuole che non sappia che ci vuole la carta verde? Io devo andare fino a Nizza e tornare in un pomeriggio, quindi che cosa rovo, insomma? Vous êtes assureur, vous devez savoir que c'est pas valable. Allora, vous allez au bureau et la changez. Va bene, allora andiamo al bureau a far sta carta verde, come vuole lei. Sì, sì, lo so, grazie, è molto allez, gentile. Allez, vous avez la circulation. Vengo qui a fare le vacanze, eh? Lei via libera, Nizza non ha confini. Grazie, lei è molto gentile. Grazie, grazie. Momento. Mi scusi, sa. Buongiorno. Purtroppo ho una gomma bucata. Beh, no, non mi dia delle colpe perché io ero nel bureau a fare la carta verde e quindi no. Le gomme non posso avergliele bucate. Non volevo dirle questo. Vorrei solo sapere dove è diretto. Io andavo a Nizza per un impegno. Anch'io, che bello! Le posso chiedere un passaggio? Come? Cioè, sì, cioè, cavolo! Oh, mi scusi! Certo, si accomodi, Per andare a Nizza tanto basta avere la carta verde. Perdoni la macchina, ma insomma, sa, consuma poco. E poi andare a Nizza con lei è un po' come andare a nozze. Scusi queste battute che mi vengono proprio naturali. Oh, mi scusi. Prego, prego. Qui in Costa Azzurra è completamente diverso dall'Italia. È tutto più raffinato, più lussuoso. Si capisce che qui c'è gente ricca, che non ha paura di mostrare quello che ha. E poi se è una delle cose belle da fare vedere, che male c'è? Non le pare? Attento! Dio, porca Volevo offrirle un aperitivo. Senta, mi chiama un taxi, per favore? Grazie del passaggio. Come? Ma perché volevo dare... Sì, sì. E le devanti di chi vale per... Voglio... non si preoccupi, eh? Io ho la carta verde, quindi sono a cavallo, praticamente. Sì, amore, sì. Non vedo l'ora di atterrare. Penso a tre quarti d'ora, un'ora, sì. E come vuoi che sia andata? Come tutti i viaggi, una noia. Sto trascrivendo delle relazioni in inglese, sì. La prima l'ho già fatta. Amore, questo è for you. Molto bello. Merci. Ciao. Ciao. Vi accompagna la Stoccolma, dal marito. D'accordo, commendatore. Arrivederci. Ciao, Brigitta. Ciao Aldo! Allora Salvatore, come va? Qual è il nostro motto? Meglio la carne che l'osso. E darci dentro a più non posso. Ma questa volta c'è... Il riposo del guerriero, Salvatore. 15 giorni, tranquillamente, squacquaracchiato, in villa. Voglio dedicarla ai miei figli, alla mia adorata moglie, relax. Non pensare né agli affari, né alle tentazioni, e né alle svedesi. Salvatore, ma questa qui c'aveva due tette? Marmo di Carrara, proprio. Beh, non ci pensiamo più, Tranquilli. Che ha fatto il Bari a proposito? Ha perso a casa, col Piacenza. Mazzo... Monte Carlo si arrizza, si eleva,
maestosamente nel cuore della leggendaria Costa Azzurra e 300 giorni di insolazione all'anno, molto pericolosi, ne fanno un posto ideale per le vostre vacanze, dove potrete alternare elettrizzanti serate al casinò con fantastiche partite di golf e la mer e la, mamma se l'ideale lo ski nautico e la mamma è l'ideale per fare lo ski nautico. Ma Don Vittorino, che cosa dice? Perché ci leggi il dépliant se poi non ci fermiamo, Don Vittorino? Vabbè, ma un minimo di informazione culturale, no, non vi interessa? No, no. D'accordo, allora preghiamo e ringraziamo nostro Signore per l'ottimo esito di questa gita e per i miracoli che abbiamo... Che non ha fatto! Ernestina, cosa dici? Stiamo tornando tutti uguali. Anzi, lui sta peggio di prima. Vabbè, ma non si va a Lourdes per ottenere il miracolo, si va per chiederlo. La fede è come un muscolo che deve essere sempre in tensione, come dire che se uno suda, dopo è alle ascelle che gli... Ma no, no, non è neanche così. La fede è come lo sport, l'importante è partecipare. La chiesa è la vostra palestra e io sono l'allenatore delle vostre anime. E la vita è come un campionato di calcio. Chi si sarà comportato bene rimarrà in Serie A e magari vincerà lo scudetto. Chi invece avrà fatto male verrà retrocesso in Serie C1 o anche C2. E a nulla varrà la nuova campagna acquisti. Quella lì è la barca dove la povera Maria Meneghini Callas commise il primo atto impuro con Aristotele e Onassis, il Cristina. Sì, chi è? Buongiorno, direttore. Sarei io. Ah, è lei, Carbone. Venga, venga, si accomodi. Grazie, direttore. Si accomodi pure. Qui, mi metto qui. Dove vuole? Mi metto qui. Ho detto dove vuole. Lì, lì. Ma perché magari... Lì. Va bene, Carbone. Come vuole lei. Me ne ha combinata un'altra delle sue. Chi? Lei, non appena arrivato, ha causato danni ad un bar per più di 2 milioni di lire, sì. 9.200 franchi, eh? Sì, però, se mi consente, io ho avuto un'idea che oso definire quasi geniale. La dica? Cioè, appoggiandoci al nostro ufficio legale, noi potremo validamente rifarci sulla fabbrica che ha costruito i freni. Di un'auto che non si fabbrica più da 16 anni. Sì. Ma perché io pago ancora? Oh, per non parlare poi di questa polizza, dov'è? Ah, eccola qui. Di questa polizza che lei ha fatto alla signora Dupont. La polizza Dupont? Sì, sì. Facendo appunto sottoscrivere alla signora un contratto di assicurazione a favore del suo cane. Bobby, sì, un alano, bravo, un alano gigante. Che peraltro un po' le assomiglia. Sovvertendo la prassi, lei ha assicurato il cane contro i morsi degli uomini. No, dico, ma si può essere più coglione? Scusi, non ho capito bene l'ultima presa. Coglione? Ah, ecco, va bene. Venga, dove? Venga qua. C'è anche una clausola aggiunta a penna. Chi l'ha fatta? Chi l'ha fatta? No, sono io che chiedo a lei. Chi l'ha fatta? Dunque, l'abbiamo fatta, Chi? L'ho fatta io. L'ha fatta lei, eh? Bene, bravo. Sì, ma mi perdoni, l'ho fatto nell'esclusivo interesse della società. Sì? Perché abitualmente sono i cani che morsicano gli uomini e mai gli uomini che morsicano i cani. Di solito è così, ma in questo caso no. No, perché Bobby, l'alano gigante, è stato morso ad un orecchio da un bambino figlio di una vicina di casa della signora Dupont, che gliel'ha quasi strappato l'orecchio. Dottore, mi scusi, guardi sì, che assomiglia a uno Zeppelin e le scoppia forse la giugulare. Non si preoccupi, io sto benissimo. Sì, non lo so, ma vede, mio cognato un giorno si è arrabbiato come lei e si è gonfiato come una foca monaca e tac, è rimasto paralizzato. Tiè! E adesso noi dovremo pagare per causa sua una cifra mai pagata finora per l'orecchio di un cane. Avanti, vada dalla signora Dupont e cerchi di fare una transazione. Le offra, che so, la metà, arrivi al massimo a 20 milioni. I franchi? No, aspetti, non si avventi. Avanti. Adesso, dunque, di... Parli? Di dollari. Sì? Jugoslavi. Jugoslavi? Talleri. No, aspetti, sono entrato in zona marasma. Avanti. Dunque, adesso mi riprendo. Sì. Rubli. Ma quali? No, aspetta, com'è? Lire turche. Volevo dire lire italiane. Bene. Bravo, Carbone. Vada. Ringrazio molto. Allora, vado transo e torno. Vada. Ah, Carbone. Carbone, dimenticavo di dirle una cosa che le sarà molto utile nel caso lei pensasse di voler far carriera nella nostra compagnia. La ringrazio molto. Io la stroncherò. Ma senza possibilità di recupero. Ci può giurare. La ringrazio. Vado via molto rinfrancato.
odio le donne profondamente, e soprattutto se sono ricche e belle, e soprattutto se sono ricche e belle. Tu come le metti sono sempre quelle, tu come le metti sono sempre quelle. Amo il tanfo della mia pelle, mangio solo cochon e relle. Oramai siamo tutti dei cadaveri putrefutti, dei cadaveri putrefutti. Chi è? Mapi, amore, sono io. Non ti sei messo paura? Stavo un bocca appoggiata. Il viaggio? Ottimamente, morbido. In che senso, scusi? Nel senso che è stato morbido, senza un vuoto d'aria, rilassato lo stesso. Com'è andato a Stoccolma? Stoccolma? Non sei andato a Stoccolma? Ah, che non sono andato a Stoccolma? Beh, è una città fredda, inutile, piena di gente svedese. Ma gli affari, oh, a gonfie vele, amore, eh? Sai come le chiamano le orecchiette? Grundetma. Però, oh, $2,000,000 sfattura, eh? Tanto. Tanto sì. Oh. Adesso chiudi i tuoi occhioni perché ho portato una sorpresa alla fine del mondo. Guarda, chiudile sì, eh? Non ti addormentare però, eh? Quando dico 1, 2, 3, apri le sì. 1, 2, 3. Merveille, pour le notre anniversaire. Jolie. Ah, Jolie, 400 cocotti. Ma. E questo è... è per l'umanità, per i posteri. Madonna, che cos'è, che cos'è? Che cos'è? Come che cos'è? La confezione delle orecchiette per l'estero, no? Confezione pour le trancher. Qui c'è il sugo incorporato di braciole di cavallo, cheval. Che cosa schifosa. Come una cosa schifosa? È una vita che mangiamo questo, amore. Anzi, è proprio grazie a questo. Ogni tanto non sarebbe male ricordare, mon amour, che tu le choses che non savoni sì, non avon fait avec les orecchiette. Tutto, tutto. Tutto. Anche i nostri figli. A proposito, ragazzi, vedo che ve ne siete fregati di accogliermi con i fuochi d'artificio. Poveri figli. E che cosa dovevano fare? Beh, fingere un po' di contentezza, sono tutti così mosci. Quella è l'età. Anche a te ti ho trovato moscetta, amore. L'età. Ah già, perché avete la stessa... Ragazzi, un po' di allegria. Capisco che volevate stare a Ostia, a Milano Marittima, a Terracina. Ci è toccato il sacrificio di Monte Carlo, facciamolo, no? Chi è quello che canta come Bruce e Bruce Sting? Chi? Lo scarafone con la barba. Lo chiamano Napoleone. Scommetto che oltre che basso si gratta l'orecchio col ditone, è corso e c'ha luce nei due denari, è vero? Ecco perché si chiama... Bentornato, papà. Ma è fracicato, Muci, bella di papà. Stop! Vespa! Ma è la principessa! Guardate tutti la principessa! Andiamo a vedere! Sì, andiamo a vedere! Lei, lei! Tornate tutti immediatamente sull'autobus! Fate retro! Fermi, fermi, non sono cose per voi! Su, lasciate perdere la princessa! Indietro, indietro! Viva la principessa! Tornate su, cosa fai? Batti le mani anche tu. Viva la principessa! Basta adesso. Lui! È lui! Sarà stato un colpo di su. Ma che, secondo me è incinta. Quelle lì, le principesse, sono sempre incinte. È vero, padre? Basta, basta con i pettegolezzi. E poi, chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Dai, su, preparati i passaporti, che siamo quasi al confine. Raddrizzate lo schienale della poltrona e non dimenticate gli effetti personali.
Buongiorno. Buongiorno. Padre Vittorino Comencini? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Deve venire con noi per degli accertamenti. Ma je peux pas, je suis responsabile delle pellegrinage, je peux pas abbandonner le gré, mon pecore lei. Con lei ci possiamo anche qualificare. È raro, ma succede. Siamo degli agenti del servizio segreto. Anche nel Vangelo, secondo Matteo, si legge che in una situazione analoga sul lungo lago di Tiberiade, Gesù, pur di non abbandonare i suoi discepoli, moltiplicò la polizia stradale. Non faccia storie, venga con noi. Ci vediamo oltre frontiera, a 20 miglia. Mi raccomando, quando passate la dogana, scendete a baciare le strisce pedonali, come fa il Papa quando scende dall'aereo. Ciao!